Buongiorno, sono Roberto Carboni, questo è il mio ultimo romanzo, Il giallo di Villa Nebbia, Newton Compton Editori. È la storia di Piero Bianchi che ha un passato da alcolizzato e riesce a smettere di bere, però non in tempo, perché sua moglie, con una depressa cronica, nel frattempo si suicida, sua figlia non lo vuole più vedere e quindi va via di casa. I vicini del paese in cui lui abita danno la colpa a lui di tutto l'accaduto e quindi decide di ritirarsi su a Monte Civetta, dove c'è appunto Villa Nebbia, perché cercano un custode. Villa Nebbia è un luogo infausto, perché una decina d'anni prima Hilde ha sterminato la propria famiglia davanti agli occhi della nipotina e si è fatta 10 anni di manicomio criminale, e adesso vive proprio lì, nella villa semidiroccata, senza riscaldamento, assieme alla nipote che nel frattempo è cresciuta e ha chiaramente dei gravi disturbi della personalità per tutte le esperienze orribili che ha maturato. E Piero Bianchi cerca appunto lì una specie di rinascita, no? Di convalescenza da quello che è accaduto, solo che sarà purtroppo coinvolto nei misteri e nella scia di sangue che naturalmente esce dalla villa per tutto quello che è accaduto nella storia e che deve ancora in realtà svolgersi. È stato quello che è accaduto 10 anni prima, è stato in realtà un preambolo. E quindi Piero dovrà cercare, suo malgrado, di sbrogliare quello che è il mistero, l'enigma, perché sarà coinvolto in prima persona e indagato in prima persona proprio per via del suo brutto passato. Il giallo di Villa Nebbia, Newton Compton Editori.